Assessore Filipponi, domenica torna a Teramo in fiore, ma prosegue insomma, la volontà dell'amministrazione di migliorare in generale il decoro urbano della città. Assolutamente sì, questa è la quarta edizione di Teramo in Fiore, ci sarà una bellissima esposizione su Piazza Martiri, Piazza Orsini e Via del Vescovato, proprio dedicata completamente ai vivaisti e ai fiorai. Poi su Corso San Giorgio invece ci sarà un'offerta di prodotti tipici e artigianato. È un'edizione, secondo noi, sarà molto partecipata anche perché il tempo, insomma, promette bene, speriamo di ripetere l'esperienza di San Giuseppe. Ecco, ma parlando di decoro urbano sono tante anche le iniziative che farete prossimamente. Intanto c'è da mettere a posto il regolamento per quanto riguarda i dehors. Regolamento Deor, regolamento di decoro urbano, perché anche con la modifica già approvata del regolamento COSAP abbiamo introdotto delle novità. Quindi questi regolamenti sono collegati gli uni agli altri e dobbiamo correre sotto questo aspetto per far sì che ci sia omogeneità tra di essi. L'aspetto del decoro urbano è un aspetto molto sentito per questa amministrazione perché spesso la nostra città, il centro storico, lascia a desiderare sotto l'aspetto proprio del decoro urbano. Allora rendere attrattiva questa città, fare eventi in questa città senza che questa città sia pulita e sia bella, è un'arma a doppio taglio, perché chi arriva in città potrebbe poi, insomma, avere un esito, insomma, negativo, un parere negativo per quanto riguarda appunto la visita. Il discorso qual è? Sicuramente l'idea, ecco, dell'assessore di Bonaventura, dei balconi fioriti, quindi un concorso che riguardi, insomma, le vie cittadine, i balconi, per far sì che ci sia una convenzione tra fiorai e coloro che acquistano i fiori in città, proprio al fine di migliorare l'estetica della città stessa. E poi tutta un'altra serie di interventi che possono andare a migliorare in maniera, insomma, definitiva anche l'estetica e il decoro della città. Torna alla quarta edizione di Teramo in Fiore, organizzata dall'amministrazione comunale, c'è anche ovviamente la FIVA Conformeccio, è un appuntamento importante per Teramo. Questa è la quarta edizione che noi faremo come commercio, che collaboriamo sempre con Confesercenti. Speriamo, quest'anno abbiamo molti più espositori di fiori degli anni precedenti, anche avremo tutti i fiori su Piazza Martiri, Via Vescovato e Piazza Orsini, e dopo tutto il corso sarà prodotti tipici, artigianato e articoli vari. Appuntamento al 31 marzo, ma quanti espositori ci saranno? E saranno circa 40-50 espositori, tra fiori e artigianato, qualcosa, prodotti tipici.